Per Assi Sportivo siamo col coach Giampio Ciociola del Manfredonia. Allora, vince, domina sulla Diamond Foggia la sua squadra. Grande grinta, grande prestazione, grande carattere ha dimostrato appunto questa squadra contro la capolista, la Diamond Foggia. Sì, domina non direi, abbiamo fatto una partita non al massimo per i primi due quarti, siamo andati anche meno 13, poi nel secondo quarto abbiamo messo negli spogliatoi qualcosina a posto e abbiamo iniziato a giocare come sappiamo. Siamo riusciti a far girare la palla che era il nostro limite per i primi due quarti e quindi sono usciti tiri facili. In difesa abbiamo dato tutto quello che potevamo, credo che abbiamo tenuto Foggia intorno ai 20-25 punti in due quarti, quindi abbiamo fatto quello che abbiamo preparato durante la settimana. Ecco, neanche il fallo sul Russo comunque vi ha bloccato, anzi vi ha spronato ancora di più a dare di meglio. Sì, diciamo che eravamo in controllo della gara in quel momento. Purtroppo l'infortunio poi su Stefano ci ha aggravato comunque di una pedina fondamentale, perché Stefano ha messo i canestri importanti per prendere il break decisivo. Eravamo in palla soprattutto con i ragazzi. Domenico ha fatto una grossa partita a livello di circolazione di palla, un ragazzo del 95 che ha passato la palla, è stato nella partita come doveva essere, come quello che ho chiesto negli spogliatoi. Abbiamo ruotato bene tutti e il risultato è venuto. Ecco, come avete passato questa settimana e cosa vi preoccupava maggiormente del vostro avversario? Allora, dopo una sconfitta, per come è venuta la sconfitta di San Severo, di solito non si passa una settimana spensierata. Abbiamo continuato a lavorare, ci abbiamo dato dentro, abbiamo fatto quello che facciamo durante tutte le altre settimane, preparando la gara e cercando di limare il più possibile gli errori. Poi purtroppo non fa morare la sconfitta, però all'interno dei giocatori fa male, è una ferita, e quindi oggi sicuramente, proprio per rimarginarla quella ferita, hanno dato quel quid in più. Ecco, prossimo avversario della Libertà Saltamura, come l'affronterete? Allora, è una squadra molto strana, perché ha avuto prima dei ragazzi, un loro lungo infortunato per 3 o 4 partite, e poi la stessa squadra dell'anno scorso. Noi facciamo la nostra pallacanestro, continuiamo a giocare secondo il mio principio e il principio di pallacanestro che stiamo facendo in questi anni. Poi se saranno più bravi loro, ben venga la sconfitta. L'importante è che la sudiamo la maglia e in campo riusciamo a fare quello che si prepara. Pian piano stiamo migliorando. Oggi abbiamo tenuto per 30 minuti in campo 2,95. Sfido chiunque a venire in casa dalla capolista e giocare con due ragazzi del 95 che hanno giocato 30 minuti, hanno giocato per 30 minuti. Giocatori più blasonati devono entrare ancora nel nostro sistema, entreranno perché sono fiducioso, stiamo facendo un buon gruppo, piano piano cresceremo e sicuramente continueremo a lottare per il vertice. Bene, allora non ci resta che augurarvi buona fortuna, grazie coach.